Ciao a tutti Gugge, ben ritrovati dal vostro Andrei31 su Pokémon Ultra Sole. Sono quasi le 3 del mattino, quindi è buio, è notte. E perché sto registrando alle 3 del mattino? Perché mi sono addormentato presto e non ho più sonno. Più semplice di così non potevo mettervela. Ad ogni modo, finalmente oggi si va a fare la prova di Suiren. Magari per voi saranno passati diversi giorni, per me è passato un giorno solo da quando ho iniziato a registrare questa nuova fantastica avventura del mondo Pokémon. Oh, dunque, il team, vabbè, è quello di ieri, ovvio, non ho giocato per nulla in questo spazio di tempo. Ad ogni modo, eccoci qua. Uno più uno non fa sempre due, può fare anche che ti stracciamo. Le gemelline sono davvero toste in questo gioco. Cattive. Arrabbiate col mondo intero, sono già mestruate probabilmente. Ah, le battute sulle donne mestruate che sono incazzate. Sono sempre attuali. Ragazzi, lo schermo, il gioco un pochino lagga, però mi sembra che lo regga meglio di quanto facessero Sole e Luna al loro tempo. Ad ogni modo, Raffica che va a colpire Cottony. E abbiamo Liopop che fa vento gelato su Petilil a questo punto. Ah, tutte e due. Ok, allora me lo posso accettare, lo posso accettare. E Cottony, vabbè, Cottony va giù con due attacchi. Diciamo che è con un turno solo, più precisamente. A questo punto, ma direi che un attacco confusione e un attacco botta, tanto per finirlo senza sprecare punti potenza di altre mosse, va benissimo. E questa è fatta prima. Sono contente perché hanno perso, giustamente. Vallo un po' a capire le bambine. Oh ragazzi, a me piace incontrare gli allenatori, è bello. Ok, qui dovremmo avere qualche... Ah sì, qua non ci si poteva andare. Poi non mi ricordo come ci si arrivava qua sopra, ma... è un'altra storia, quella è un'altra storia. Se tutto va come penso, nel prossimo episodio o faccio la prova di Kawe, mi pare si chiami Kawe l'altro capitano, e recupero anche Pokémon di fuoco, ma se non va come penso recupero solo i Pokémon di fuoco. Il sesto Pokémon, ragazzi, a dire il vero io non so ancora a chi mettere come sesto. Dato che le MN Horn non servono più a nulla, o MN Slave, chiamiamole con un appellativo un pochino meno brutto, dai. Non so davvero chi mettere come sesto, quindi boh. Può essere che un drago mi piacerebbe avere nel team, o un tipo lotta. Perché al limite il tipo drago posso mandarlo KO oppure con attacchi normali. Non mi serve fare il super efficace al drago. Abbiamo un Morelul, Morelul è facile da mandare KO, Raffica e via. Ma sinceramente, sapete che c'è? Magari qualcuno dice, ma guarda, stai sprecando dal Nair Battlefield, tanto è debole, arriverà debole. Ma io, l'ho detto anche, mi sembra, nello scorso video, Pokémon oramai non lo gioco più solo per arrivare alla Lega, fare post-game e vincere con i Pokémon più forti. Io gioco Pokémon per divertirmi. Io tanti anni fa giocavo con i Pokémon più forti e prendevo solo quelli che più... se dicevano ad un capopalestra per batterlo, immagino non mi interessa più. Gioco con i Pokémon che più mi piacciono. Altrimenti avrei preso Litten e ciao a tutti. Litten, il motivo per cui non l'ho preso, ok, era perché volevo prendere un altro Pokémon di fuoco. Però non l'ho preso anche perché mi piace, sì, però volevo provare altri Pokémon. Quello che voglio fare con Pokémon è giocare con, sì, i Pokémon che mi piacciono, ma provare anche nuovi Pokémon. Perché ho fatto confusione, non lo so, potevo fare Raffica, ma... Quindi insomma, a me sinceramente che uno mi dica guarda usa questo al posto di Butterfree, usa quell'altro, a me oramai non mi tange più neanche tanto la cosa. Gioco con chi mi piace e se vinco bene, se non vinco male. Dobbiamo abbiamo il Team Skull qui. A forza di restare fermo qui, si sono addormentate le gambe. No, non è la lotta tradizionale di Alola. Non sto facendo l'imitazione del Kauna Ala. Ditemi di qui non puoi passare, facciamo prima, eh. Ah, qua mo si incontra Iridio, eccolo.
Quello che fa la posa come Dio. Ho perso. Attenzione, Dio non Dio, Dio, Dio Brando. Ragazzino, non ti sembra di prendere le lotte un po' troppo da leggera? Certo che no, divertirmi a lottare per me è una cosa serissima. Prima di parlare di divertimento, è meglio se impari a lottare al massimo delle tue capacità. Ah, Andrea. Stai attento a questo qui, lotta da paura. Quindi tu sei Andrea? Sì, perché? Nessuno ti ha spiegato cos'è la prudenza? Svelare così a cuor leggero la propria identità agli sconosciuti. La maggior parte dei Pokémon che ho incontrato sono più cauti di te. Mi chiamo Iridio. Io e mio fedele Zero ci stiamo allenando per diventare imbattibili perché ho i miei motivi. Anche se per ora siamo costretti a lavorare per il Team Skull. Ma ora basta con le chiacchiere, lottiamo! Ok, Iridio. Prima dice che io sono incauto a svelare la mia identità, poi lui la svela come se nulla fosse. Konohiuda! Konohiuda! Bella la clippina con Dio, eh. Dio Brando, dai, personaggi di JoJo, chi non lo conosce? Fantastico anime, fantastico manga soprattutto. L'anime è fatto abbastanza bene, ma il manga, ragazzi, è tutta un'altra cosa. Secondo me Iridio è morbo di Parkinson, per quello si tiene la mano in questo modo. Oh. Devo chiamare Saidogni e dirgli che ho una teoria. Oh, era uno Zorua. Ecco perché non ha avuto effetto confusione. Ma infatti dico, ma perché confusione non ha avuto effetto su Zubat? Ecco perché era uno Zorua del cavolo. Maledetto. Vabbè, oramai. Questo è vero Zubat. Quindi Zubat lo teneva nell'ultimo slot. Beh, interessante, interessante. E ora manda tipo zero. Sacro 21. Ombra notturna? No, 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 non far dimenticare. Tipo zero, ok, rimango con lui. Tipo zero, Dio, è normale tipo zero, sì. Tipo zero è l'echidna dei Pokémon, secondo me. È un miscuglio di Pokémon, poverino. Però mi chiedo perché abbiano, diciamo, pe pensato che le zampe anteriori debbano essere fatte in quel modo. Voglio dire, perché sarebbe meglio che le zampe anteriori fossero fatte in quel modo? Perché per nuotare ha la pinna caudale dietro. Quindi non vedo. Forse perché è un predatore? Ma da quale Pokémon viene poi quella pinna? Perché lui ricorda, è un miscuglio di Pokémon, non è. È un Pokémon da laboratorio creato da altri Pokémon. Ma ad ogni modo abbiamo vinto. Pokémon. Ah, me lo sentivo che ti saresti rivelato una seccatura. Non è da me fallire così miseramente. Devo fare ancora molta strada e continuare a lottare contro allenatori capaci per migliorare. Cosa intendi? Ad esempio, pensa ai suoi Pokémon. Non hanno niente da invidiare ai Pokémon più forti. Naturalmente lui è libero di lottare per divertimento se lo vuole. Peccato però che sembra tanto una scusa per nascondere il fatto che ha paura a impegnarsi per sconfiggere il Kauna al massimo delle sue forze. Oh, conosci Milan? Ma sbaglio o hai detto che sono forte? Ehi, ride quanti paroloni, ma a quanto pare non sei questo granché, eh?
Yo, yo, baby, what's up, bitch? Bitch, it's a team scar, yo. Beh, cosa ti aspetti da un vagabondo senza spina dorsale? Vorrà dire che finiremo il lavoro a posto suo. Lasciate perdere, lo dico per il vostro bene. Voi due non siete in grado di battere me, quindi non avete alcuna speranza contro di loro. Fareste soffrire i vostri Pokémon per niente. Sono dei bravi Pokémon, non se lo meritano. Se, tanta strada per nulla, che spreco di tempo. Se non fosse per te, Pivellino, il Pokémon dominante della collina scrocente sarebbe già nelle nostre mani. Ah, piccolo spoiler, non c'è più Wishiwashi, c'è un altro Pokémon dominante. Fidiamocela, se senti Marco gracchiare vuol dire che è ora di andare. No, quello era mio, tranquillo. Iridio, ti credi chissà chi solo perché sei il cocco del boss, ma apri bene le orecchie. Lo sappiamo che stai con il Team Skull solo per la grana. Non sei uno di noi, non lo sarai mai, chiaro? Amico, stai attento, lui fa Zaward, ma ti uccide proprio, eh. Beh, è andata così. Grazie Andrea e grazie anche a te, Butterfree, l'unico che non ha fatto nulla. Siete stati incredibili. Prima di andare alla collina scrocente per la prova, forse è meglio se alleno un po' di più i miei Pokémon. Ah, Andrea, qui delle cosette per te, ecco, prendi. Altre tre abitazioni. Ma perché dai? Perché vede queste cose? Non te l'ho chieste io. Non è che non le voglio, anzi mi fanno molto comodo, per carità. Davvero, mi fa piacere, però. Un minimo di rivalità. Ah, è troppo, troppo buono. Io spero che tornino i rivali, quelli che proprio non ti cadano neanche di pezza. Sapete che c'è? Attivo e condividi esperienza. Oh, si illuminano gli occhi a Rotomdex. Rotenro! Oh yeah! Ah, incontri selvatici. Vabbè. Un potere spettacolare. Due chiappa! Ah, allora so già che devo usarlo, ovviamente. Coppia. Vai! Mettici alla prova. Siamo un duo formidabile. Mi piace questa cosa che ti facciano leggere anche il box test dell'altro personaggio. Perché in genere nei giochi Pokémon leggi solo il text box del personaggio con cui parli o con cui vedi gli occhi, vedi l'incrocio degli occhi prima. Quindi è una bella cosa che facciano leggere tutti e due, mi piace. Proprio di prepotenza lagga. Ah. E facciamo vento gelato, tutti e due prende vento gelato. Oh, io ho spennata. Porta via la bacca, ma non ce l'ho. Pem! È andato. Almeno mo si riesce a ragionare un pochino meglio. La lotta. Ok, sassata e vento gelato. Oh, andiamo al centro Pokémon. Ragazzi, ho un Celebi da ritirare. Hai visto quei fiori che galleggiano nelle vasche di pietra? Beh, nascondono un segreto. Davvero, di che si tratta? Il segreto dei fiori è... Oh, mi dispiace, ma non ero l'ora giusta per dirtelo. Torna in mattinata e te lo racconterò. In realtà c'è un Pokémon, quella specie di collana hawaiana, con cui ti dà una specie di... Non so che subquest era, ma nulla di che. Nulla di importante comunque sia. Bene, siamo arrivati nella fase della prova di Suiren. Era anche ora. E una volta sconfitto, il Pokémon dominante ci darà un amo, che è quello che ci serve per pescare almeno due degli stemmi del dominante. Quindi, una volta fatto la prova, io continuo per fare tutta quanta Akala. Poi torno indietro, una volta battuto il Kauna Alixia. Torno indietro, parlo con Samuel Hawk, mi faccio dare il Gamchus o lo Yanguso, quello che ha. E poi dopo continuo appunto a giocare e a trovare gli altri stemmi. L'unica cosa che mi dispiace è che la lotta contro il dominante
Purtroppo sarà molto facile a causa del Pokémon che ho. Ma non vi dico quale, se ancora non lo sapete, ma se seguite gli altri YouTuber, cosa che è normale che facciate, già lo sapete. Andiamo, eccoci qua, Suiren. Ciao, sono il capitano Suiren. Presiedo a questo incantevole luogo, la collina scrosciante. Vedo che stai facendo il giro delle isole, vuoi affrontare la mia prova? Quanto è carina Suiren. Benissimo, allora ti spiego in cosa consiste esattamente. Devi sapere che la collina scrosciante è abitata da alcuni Pokémon. Beh, inutile affari misteriosi, si tratta di Wishiwashi. Se riuscirai a spingerli nel bacino che c'è in fondo alla collina, invocheranno il Pokémon dominante. Ovviamente non ti chiedo di affrontare la prova in moto, questo splendido regalo ti sarà d'aiuto. Lapras! Potrai spostarti sull'acqua sul dorso di Lapras. Grazie al suo aiuto spingere Pokémon in fondo alla collina sarà semplicissimo. Molto bene, ora possiamo andare, seguimi. Oppla! Oh! Erbaccia alta! Dov'è? Cielo stellato. Eccoti, ti stavo aspettando. Scusa, come hai detto che ti chiami? Ah, Andrea, giusto, davvero un bel nome. Guarda laggiù, vedi quei due punti in cui ci sono spruzzi d'acqua? Vedo, vedo. Ritengo che almeno uno dei due si nasconda un Wishiwashi. Forse in entrambi, non credi anche tu? Perché non so, l'ingrappa all'Apras e vai a scoprirlo. Certo, Suiren. Ma c'è un'allenatrice qui. E chi se lo ricordava? Ciao, oh mio Dio. Mi ha fatto paura, signorina. Lei è una giramondo. Fabiana Giramondo. Ah, Fletchling. Non avere attacchi forti, ti prego. Ok, questo coraggio ti farà un pochino male. Brutto colpo. Flagello. Devo rischiare. Se mi fa flagello ora fa male. Ah, ok, non ho più energie. Meglio così. Meglio così. Ok. Dato che con il livello di esperienza attivato sarà un po' più difficile livellare alcuni Pokémon, ma... Ok, la superficie è increspata. Se non era increspata non potevamo usare il passaggio Lapras. Andiamo qui allora. Scopriamo se è un Wishiwashi. Oh my goodness, it's a Dewpider. It's a PewDiePider. Capite, no? Dewpider, PewDiePider, PewDiePie, no? Ok. Ho capito solo io. Faccio pochissimi danni. Beh sì, è coleottero comunque sia, coleottero acqua, quindi è un tipo interessante, ma... Ok, mi sta bene. Oh, gli pop a 21. Oh, ci siamo quasi pizza pie al 18, eh. Vai alla grande. Però aspetta, ricarichiamo perché sennò davvero qua va a finire malissimo. Ok. Eccoci qua. Chissà cosa si nasconde qui. Oh mio Dio, sarà un Wishiwashi. Ovviamente questi non vanno in forma branco. L'ho giocato un pochino a Wishiwashi durante la mia solo run su Pokémon Luna e Luna, non Ultra Luna, Luna. E praticamente forma branco è sì, forte, ma devi farla attivare la forma branco. Se no, col cavolo, si colpisce da solo, connettiamo la raffica e Wishiwashi, il primo Wishiwashi va giù. Ma sbaglio o è più scuro?
Però Andrea, sei proprio bravo. Continua a spingere i wishy-washy a valle. I wishy-washy a valle. I wishy-washy a valle. Si è preso un attimino dal... Oh mio Dio, ma ci sono altri allenatori qui. Pescare una filosofia. Ok, metto l'avanti. Leopop. Qua Slyla purtroppo non può fare nulla. Assolutamente. Chi è questo? Salve, lei si chiama? Ok. Sarà la pioggia, ok. Niente. Andiamo con il passaggio Lapras. Andiamo a vedere quali altri Pokémon ci aspettano. Eccomi, sulla terraferma. E recupero un revitalizzante. Posso fare la foto? Continuiamo ad andare verso valle per affrontare i wishy-washy nemici. Eccomi. Oh. Ah. Sempre Dewpider e cose varie. Tanto non è mai quello che scegliamo noi. Secondo me è fatto apposta in modo da farti capitare per forza quello sbagliato. E infatti, infatti. E anche questo wishy-washy se n'è andato, inizia a piovere. Quindi ora su Iren. Ok, niente, dobbiamo andare ancora in acqua, dobbiamo continuare a scendere. La collina scrosciante, che posto magico. Dove prendere le legnette sui denti è bello. Ecco qua è l'area del dominante. Guarda laggiù Andrea. Sei riuscito a invocare il Pokémon dominante. E ora è venuto il momento di lottare. Date prova della vostra forza e conquistate la vittoria. Ok. Il Pokémon che userò per questo lotto contro il dominante è Sacro. Arrivo dominante. Quella. Pioggia danza avrà fatto. Ecco che arriva. Si forma il branco di wishy-washy. Ma un predatore più grande si trova nell'oscurità. Oh. Questo è davvero grosso, ragazzi. Questo Araquanide è davvero grosso. Mamma mia, sei enorme. La sua velocità aumenta, ok. L'unica pecca è che io sono tipo volante e lui è tipo coleottero. Mamma, sei grosso però. Attacco d'ala. E bye bye. Ehi là, resistentino, eh. Non chiami aiuto? Ragazzi, se Pokémon... Ecco. Stavo per dire. Se Pokémon dominante chiama aiuto sono cacchietti amari. Tantissimo cacchietti amari. No! Accidenti. Enorme sbaglio, enorme sbaglio. Ho una ricarica totale, se Araquanide non mi manda KO. Usa bolla. KO. A chi sacrifico? Mi serve un turno per sacrificare un Pokémon. O forse no. Perché vorrei revitalizzare Zacro, ma... Ah. Incantavoce colpisce entrambi. E ragazzi, stavo dicendo, se Pokémon dominante chiama aiuto in questo gioco, la cosa è grave, eh. Fa davvero tanto male l'aiuto del dominante. Capperi. Uffa, però attacco per ultimo, non è giusto. Ah. Gli pop al 22. Sapete che c'è? Ok. Non far dimenticare nessuna mossa per vento argenteo. Slide al 19, ottimo.
Chiama un alleato. Ah! Dio Padre. Bisogna sconfiggere il dominante, c'è solo un modo per farlo. A questo punto, sinceramente, sconfiggere l'aiutante del dominante non mi interessa. Devo sconfiggere assolutamente il dominante. È una questione importante ora, perché se continua a chiamare gli alleati... Ecco, attenzione. Stavo per farlo su Dupider, l'attacco d'ala. Ok, sono più veloce, quindi dovrei resistere alla sua bolla. All'attacco coleo morso dell'altro Dupider. Brutto colpo, grazie. Bolla anche lui. Mi fa piacere. Perfetto, proprio mua, regola d'arte. Maledizione. Sacrifico un attimo Pizza Pie. Devi resistere, amichetto bello. Purtroppo ti tocca. Non vorrei farlo davvero, ma tranquillo. Sarà solo per questa volta. Te lo prometto. Ottimo. Cioè, ottimo. Male, però. Almeno ci liberiamo di questi due una volta per tutte. Ok, Sacro. Attacco d'ala andrà su Araquanid e lo concluderà una volta per tutte, mentre al turno successivo concluderemo su Dupider con un altro attacco d'ala. Connettiamo per la vittoria e uno è andato, il dominante non è più tra noi. Rete vischiosa, mi rallenta la velocità o mi intrappola? Ah, rallenta la velocità, sì, a tutta la squadra. Quindi qualsiasi Pokémon cala in campo, la velocità viene dimezzata. Oh, ecco fatto. Bravo, Zacro. Hai sconfitto l'Araquanid dominante. Grazie. Non piove più, il cielo è terso. E Suiren mi saluta. Ottimo lavoro, Andrea, torna a riva. Sarebbe mai immaginato un simile colpo di scena. Pensavo che i Wishiwashi stessero formando un banco e invece all'improvviso un Araquanid. Mi ha presa proprio all'amo. Sei stato favoloso, tieni, meriti un premio. Però, ascoltami Suiren, non mi mandare fuori. Una volta preso il cristallo, devo prendere un oggetto che sta lì vicino a te. Le sub ball, grazie. Non me ne farà nulla, però. Grazie. A proposito, sai che una volta ho pescato il Gyarados rosso? Dici sul serio? Chissà. No. Ti ringrazio, ma no, vado per conto mio. Vuoi restare qui a pescare? No. C'era questa Pokéball. Beh, iperpozione. Ok, ora andiamo al centro Pokémon. Ora sì, si può fare. La prova di Kao è Pulcano Wela. Per caso hai già visto il risultato avuto dalle parti della fattoria Havana? Siccome fanno i birichini, l'hanno affiati un po' con il potere dell'Idrium Z. Oh. Grazie Suiren, è stata di molto aiuto. Bene Cuccio, allora io direi che per questo video è tutto. E come sempre vi ringrazio per averlo seguito. Vi ricordo che in descrizione c'è il link per Twitter. Domani, nel video di domani di Pokémon Ultrasole, andremo a catturare un Pokémon particolare di fuoco. Oramai avete capito chi è, si trova dalle parti del vulcano, quindi coach, io vi ringrazio e ci vediamo domani, bye bye!